Ma ehi, hey, ben ritrovati in AndreLink91 e bentornati su Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y. E il nome sarebbe ancora più lungo, però abbiamo sconfitto Tamago che voleva controllare tutta la scuola con il nostro robottone Gekuger Y. Diciamo che le cose sono tornate alla normalità e non lo so, scegliamo un'opzione qualsiasi, tanto non ha importanza alla fine, sul risultato finale. Perché alcune opzioni, quello che scegli, scegli, non cambiano nulla. Inoltre, ho scoperto che non si potrà mostrare in video l'episodio 12, 13 e 14, perché il gioco si svolge a episodi, non a capitoli, è una cosa un po' diversa. Gli episodi possono comunque essere considerati capitoli, ma non si possono mostrare gli ultimi tre episodi, quindi 12, 13 e 14, perché l'anime in Giappone ancora non è finito e quegli episodi mostrano eventi che accadranno poi nell'anime. Quindi puoi giocarli, puoi fare quello che vuoi, ma non puoi mostrarli in video. Perché sì, Level 5 fa uscire il gioco quando l'anime è ancora in corso, va benissimo. Ma non si sono mai posti il problema perché al tempo internet non era zeppo di video come adesso e la gente se ne importava di meno. Invece adesso è diventato un fenomeno di massa e quindi vogliono evitare che qualcuno si rovini l'esperienza dell'anime. Perché l'anime va forte in Giappone comunque. E quindi vogliono che chi guarda l'anime possa godere appieno dell'esperienza senza che qualcuno la rovini guardando il videogioco. Che poi loro lo dicono, sì, porterebbe sicuramente più visibilità al gioco, ma non vogliamo farlo. Inoltre ho scoperto un po' di cosette come equipaggiare gli oggetti, come ricaricarli. Perché si possono ricaricare senza andarli a comprare. E non lo sapevo, l'ho scoperto per caso. Quindi alla fine so come ricaricare gli strumenti. Che bello, quindi posso mangiare all'infinito se il mio personaggio va a fin di vita. Ok, lui dovrebbe entrare in squadra ora. Kyuubi Ryusuke. O chi è? Nena? Tokuda Nena? Cosa vuole? Sono Nawa YSP Club. Ok, questo è il club del YSP. Sì, certo. E tu chi saresti? Times. Ah, lei è una giornalista, perfetto. Lei scrive per il Y Times. E quindi vogliono intervistare. Aspetta, però. Non so se vogliono. Interview, sì, vogliono intervistarci, perfetto. No, perché. Vabbè. Più tardi vedremo perché sicuramente in questo episodio avranno inizio gli episodi della serie animata e quindi ci sarà quello che appunto è già successo nell'anime. La mia best bet è che l'anime finisca intorno a novembre, che dovrebbe essere l'anno, cioè l'anno scorso a novembre dovrebbe essere iniziato l'anime. Non ne sono proprio sicuro, però dovrebbe essere iniziato l'anno scorso a novembre, quindi un anno intero lo fanno durare. Poi probabilmente se ci faranno una serie successiva perché stranamente ancora va forte Yo-Kai Watch, va molto forte e questo spin-off, se possiamo chiamarlo così, sì, è uno spin-off alla fine, perché Yo-Kai Watch main title è l'altro. Comunque sia, è uno spin-off molto riuscito ed è molto più interessante della classico Yo-Kai. Che poi comunque qui vengono chiamati Onryo, ma alla fine possono anche essere chiamati Yokai. Quindi non preoccupatevi di starli a chiamare. Ho letto gente su Reddit che si scannava per chi diceva Onryo e chi Yokai. No, ragazzi, sono comunque Yokai gli Onryo. Sono la stessa cosa alla fine. Funzionano solo in maniera diversa. Si chiamano Onryo perché qui siamo con gli Yokai umanizzati alla fine. Solo per questo. Abbiamo preso due gocce yokai, che è molto buono. Ci serviranno più avanti. Lo vedremo poi. Ma mi scusi, lei? Ok, Rizuko entra a far parte della nostra cerchia di amici speciali.
Allora, vediamo un attimo una cosa. Ecco, così posso ricaricare. Per 360 monete. Perfetto. Vediamo un po'. Siamo al settimo episodio? Di già? E che cavolo. Vediamo un po' qua che succede. Oh, ma che? Che poi comunque sia, è importante sconfiggere un certo numero di nemici e di yokai. Perché... ma è sotto? Ah no, eccolo. Perfetto, sconfiggiamoli. Servirà anche perché ci sono delle missioni da fare, ovvero sconfiggere un certo numero di yokai. E forse più avanti ve le farò vedere. Ma adesso però concentriamoci sulla missione. Oh, yoi. Ah, qui era? Incontri in cor... Ah! Oh! Com'è che si chiamava lui? Ranto! È il capo... Oddio, no, è... il controllore del corridoio? Lui, per capirci, dovrebbe essere Velenotto. Anche se ha un nome completamente diverso. Quindi non ne sono totalmente sicuro. In teoria Velenotto ha sempre avuto Orochi nel nome. Che significa appunto Velenotto. Tradotto da noi Velenotto. Quindi non ne sono totalmente sicuro perché Kyuubi ha Kyuubi nel nome. Merameraion, che è il Leofuoco, ha Mera nel nome. Jiba Jinpei, Koma Sandai, Sandaiu Koma, insomma avete capito. Quindi tutti quanti che hanno il nome dello yokai nel loro nome normale. Quindi boh. Questo vuole la Y drop? Ah, vuole 5 drop adesso? E che so, Rockefeller? Via. Ma qua c'è altra roba. Oh, cosa abbiamo preso? Dai, su. Andiamo avanti con la storia. Ovviamente Jibayan e Kyuubi fangorlano per Erra. A questo punto dobbiamo cercare le 7 meraviglie della scuola. I 7 problemi. È particolare. Praticamente sono... delle cose che accadono nella scuola e dobbiamo cercare di risolverle. Allora, devo però capire da dove cominciare. Intanto sconfiggiamo qualche altro yokai. Questi qui, ecco, questi qui un attimino, veloce veloce, fungono da Limit Breaker e... alcuni, non tutti. E per superare il livello 120. Quindi adesso cominciamo un attimino con le quest, perché a quanto pare c'è qualcuno che ha delle quest per noi. Uno dei 7 problemi della scuola. Guest note. Il guest note? Davvero? Che bello. Ecco, a questo punto con meno abbiamo attivato i punti di interesse, andiamoli a controllare. E parlare e fare amicizia con le persone che hanno le card serviranno durante i combattimenti con il boss. Si fa botte? Ah, voi siete stati incantati dal guest note livello 55? Sì, ma siamo scemi nel cervello? Scusatemi, io no, schifo perché ho paurissima. Di prenderci le mazzate. Ce le sto a prendere come non ci fosse un domani. Ok, Little Commander è stato attivato. Abbiamo menato, ma sì, eccolo, va il guest note. Una parte del guest note. Questo è come Voldemort che... ha messo i suoi Horcrux in posti diversi, anche nelle persone, ma... cioè, voglio dire, Harry Potter ormai l'avete visto, no? Spero di non fare spoiler. Insomma, oramai basta. Sono stati 10 anni. Perfetto. Ma qui che abbiamo? Ah, altre persone che vogliono fare amicizia. Vediamo un po'. Raccogliete anche i materiali quando li trovate, che ragazzi servono sempre. Questo qui l'ho già aperto ma non mi funziona, non so perché. Aspetta, questo mi sembra, mi sa di forte questo, eh. Non lo so, ma... ehi, hey, yo! Ciao!
Il rocchettaro, yeah. Tre drop, no! Per fortuna che non le ho. Che c'è? Avete paura di qualcosa? Ehi, sì, vabbè. I bulletti del giorno prima. Ehi, che cos'è questo? Ciao! Ma è comparso quello più grande! Aspetta, fa la posa che serve per i punti. Serve a fare la posa, ti aumenta una statistica. Più pose fai, più le usi, più ti aumenta le statistiche. Questo gioco, ragazzi, è molto particolare. Siamo tutti quanti carichi, quindi non dovrei avere problemi. Guarda, vi parto con una mossa X. Mazzunna. Vai, Henshin. Shishiguro. Shishio, entra in azione. Uzzo. Mazzunna, via. Mamma mia, sì, però mi stanno facendo un male della peppa. Fortuna che anche Kengo Benimaru è entrato in azione, se no ci devastavano. Posa. E facendo pose diverse si guadagnano punti per altre cose. Eccolo qua. Boom. Ah, ci hanno fatto ma... Ah no, ci ha ricaricato, bene. Devo ancora capire bene chi è amico e chi no. E ogni volta che vinciamo ci curiamo. Ma tu? Mi piace parlare con le persone per risolvere i loro problemi o per pistarli a sangue quando non ragionano. Henshin, ok, va bene. Me lo tengo per la prossima. Posa! Vorrei sapere se c'è una posa quando fa il side chest. Il side chest. 55, però non sembrano tanto forti. Secondo me sono solo così, un livello a caso, baffati. Subito con Shishio, raga, non perdo tempo, voglio proprio devastarli. Aprirli come una sdraio e chiuderli come una graziella. Boom, e te. Guarda qui, che potenza di fuoco, questi cannoni. Vai. Oh, Naked Spongy! Alla Endo Mamoru maniera. Dov'è? Vai, ma X non l'ho usata, scusami. Io o la uso senza saperlo e non me la... This Spider? Ah, sì, Ghis Spider. Vabbè, ci siamo capiti. Naked Spongy! Evitato come? Ma non me l'ha fatta la X! L'ho premuta, ma non me l'ha fatta! Allora vedi che non me le immagino le cose! No, vabbè, devo mangiare, devo mangiare. Ah, mi ha curato lei, mi ha curato, bene. Però mangio per sicurezza perché mi ricarica un po' di più, mi ricarica. Vai, aiuto. Posa! Potenza di fuoco ora! Vedi, non mi ha fatto la X. Io lo chiamo Naked Spongy, però non è Naked Spongy, è giusto per così. Una battuta. Ecco, ora me l'ha fatta e non l'ha preso perché giustamente dice... Andrea, non è che puoi aspettarti pure che lo prenda, cioè... Mangia, 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 però non nella sua traiettoria di dolore. Perfetto, questo è tipo un Flurry Rash, una cosa del genere. Ah, finito. Kengo Benimaru. Non è carico, Kengo Benimaru, perché non è carico? Bakero! Aiuto ragazzi, questo è forte, Facciamo come l'altra volta che ci rimango solo io? Sì, voi state qui a fare il supporto, ma non mi pare. E niente raga, facciamo come l'altra volta, rimango solo io. Che devo fare? Mi busto la difesa di poco? Ma come? Ma non stavo nella traiettoria e mi ha preso! A caso! Ma che palle! Bene!
Ah, perfetto, vai, vai. Vai ora, vai. No, perché mentre stavo colpendo proprio con la Y. Ok, Shishiguro. È pronto, è pronto. Bene. Ah, ragazzi, stavolta ce la facciamo. Me lo sento nelle ossa. Non lo so, non è il reumatismo. È solo la convinzione certa che stavolta lo distruggeremo. X. Mamma mia, raga. Devo aumentare di livello, credo, perché mi stanno proprio i boss li trovo un pochino difficili, eh. Giusto un pelo. Come l'ho evitato? No, non l'ho evitato perché mi ha preso in pieno, a dire il vero. Anzu, mangia, 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 mangia. Ragazzi, che cavolo. Mi fa prendere colpi perché si ricaricano pochissima vita. Ma come? Un'altra volta da solo? Perché? Vabbè, penso che oramai abbiamo fatto. Ah no, c'è Koma Sandayu. Sandayu Koma, MVP. Mi fai l'MVP, Sandayu Koma? Mi fai l'MVP? No, non mi fai l'MVP perché faccio io. Ecco, ho fatto, va. Andato. Molto, molto particolare. Non posso dire facile, non è stato facile. Oddio. Per perderci una volta contro le altre tre volte. Contro Tamago, là, chi era. Quindi ci sta, insomma, ci sta molto di più. Non ho capito che gli è successo a Jiba Jinpei, perché era continuamente energia, incanalava, boh. Non ne ho la minima idea. Se sarà buggato, può essere un piccolo bug, succede sempre. Non è un bug fastidioso che ti rovina la run, sia chiaro. Poi la run, non è una speedrun. Si può chiamare di rovinare una run quando stai facendo una speedrun, è un bug ti... ti distrugge completamente quello che stai facendo. Questo è molto più leggero. Se era poi un bug. Oh, attenzione, la medaglia di Guest Note. Non posso lamentarmi. Dovrei equipaggiarle queste medaglie. Le medaglie degli yokai che sconfiggo. Perché sono molto forti. Bene, bene. Allora, però, questo episodio lo concludiamo qui, dai. E come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video e la scuola è chiusa. Io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!